Genoa, che ha dunque ritrovato la leadership anche in classifica sulla Sampdoria, una Sampdoria invece delusa, amareggiata. C'è qualcuno che se la prende qui in tribuna anche col presidente Garrone, perché forse è anche normale che dopo un derby così perso si vada a pensare alla cessione di Cassano, di Pazzini. Poi Pazzini ha segnato anche il gol vittoria dell'Inter a Firenze, quindi in una notte così il rammarico chiaramente aumenta anche per questo, no? È vero, sicuramente c'è delusione da parte dei tifosi della Sampdoria. La squadra si è indebolita sotto l'aspetto tecnico, questo lo sapevamo, la qualità dei giocatori che sono andati via è impressionante, e quindi da questo punto di vista capisco anche il rammarico. Non saper accettare la sconfitta è un derby sempre molto difficile, ma Genoa l'ha interpretata bene fin dal primo tempo. Penso che alla fine il risultato sia giusto. Possiamo fare anche complimento alla correttezza dei protagonisti in campo, perché dopo quell'intervento di Castaldello abbiamo temuto che magari ci potessero essere dei falli ancora più duri, delle espulsioni, invece i protagonisti in campo hanno vinto tutti da questo punto di vista. Sì, sì, no, tutti molto bene. Benissimo anche l'arbitro. Molto acceso, insomma, il derby, anche questo aspetto, insomma, della determinazione, della grinta, ma non sono mai andati oltre. Adesso Rafinha, che è naturalmente quello che si sta festeggiando più di tutti, è in arrivo nella nostra postazione, ma è chiaro che si gode. Grandi! Insieme alla vecchia guardia del Genoa, Milanetto, Marco Rossi, a Criscito, che sono quelli che naturalmente sentivano di più il derby, perché vivono a Genova da più tempo e quindi sanno cosa vuol dire anche domani, no, per i genovani, per i sampdoriani, il post derby. Rafinha, insomma, sicuramente si ricorderà a lungo questa notte, questa sua notte particolare. È l'ultimo a rimanere sotto la curva nord, sta festeggiando mentre le bandiere da parte dei tifosi della Sampdoria nella gabbia sud comunque continuano a sventolare, perché ci sarà il derby di ritorno, ci sarà la rivincita. Ci sarà la rivincita, perché la reazione dopo il gol dell'1-0 è stata veemente, ha creato anche delle situazioni importanti per poterlo pareggiare, ma non ha mai dato la dimostrazione, insomma, di una qualità superiore rispetto al Genoa. Il Genoa l'ha portata a casa con merito. Rafinha sta arrivando in postazione, non crede ai suoi occhi, forse perché tutti vanno ad abbracciarlo, e da oggi avrà sicuramente qualche cena più pagata, qualche caffè pagato nei bar dei tifosi del Genoa. Nebuloni. Sì, Gianluca, il primo gol con la maglia del Genoa non poteva capitare in una serata migliore, è un sogno. Importante, no? Marcare così, segnare così, non deve essere sempre importante. E come già detto oggi a pomeriggio in albergo, io ce l'ho io fortuna in derby, né? A Germania, con giocavo Schalke, ha segnato anche a Brasile, anche oggi una volta più. Sono contento, perché dobbiamo lavorare, perché, né, dobbiamo fare più conti per sta in un buon posto la classifica. È il Genoa più bello della stagione, quello visto questa sera? È importante, no? Abbiamo fatto tanti buoni partiti questa stagione, però non ha fatto il risultato. Ma questa squadra è verissima, è un ambiente verissimo qua. Però dobbiamo lavorare ancora, che è sempre buono vincere, però dobbiamo lavorare, che domenica già c'è altra cosa. Però sono troppo felice per questo gol. Questo gol io voglio anche parlare con il mio fratello. Chi te si chiama? Marcelino, fammi vedere adesso. Marcelo, abbraccio. L'ultima cosa, con questa vittoria avete scavalcato la Sampdoria in classifica, riparte un nuovo campionato per il Genoa da questa sera. Sì, adesso è davanti loro, però dobbiamo fare una sequenza di vittorie, dobbiamo vincere anche domenica, che è un gioco difficile, però bene, adesso stai tranquillo e lavorare. Grazie, complimenti, Gianluca. Allora, il gol di Rafinha arrivato l'estate scorsa in una campagna acquisti che è stata molto criticata, invece che evidentemente oggi viene rivalutata proprio con il gol di Rafinha. Ha fatto molto bene invece Kučka, così come Floro Flores. Arrivati a gennaio, tante considerazioni anche naturalmente sulla sconfitta, invece sugli sconfitti.